giornata di oggi spiega più di 1000 libri qual è la situazione nel paese. Da un lato abbiamo gli studenti in piazza che fanno cortei colorati, capaci di invadere la città, intelligenti come a Roma, dove di fronte alla provocazione della zona rossa rifatta dal governo li hanno salutati e sono andati in giro per la città dicendo: vi siete voi che vi siete rinchiusi nel palazzo. E dall'altra abbiamo questo palazzo chiuso in se stesso, con un governo che compra e vende deputati come fosse al mercato, e dato assolutamente negativo anche l'opposizione parlamentare che si chiude dentro il palazzo. Mentre ci sono gli studenti in piazza, il PD avanza una proposta di costruire un'alleanza elettorale con Fini, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché Fini voterà nelle prossime ore il disegno di legge Gelmini, perché Fini ha già votato il collegato lavoro, quello che precarizza il lavoro delle giovani generazioni. Allora, come possiamo dire che si vuol difendere la Costituzione se poi si fanno e si propongono alleanze elettorali con gente che la Costituzione la calpesta quotidianamente con le leggi che vota? E allora noi diciamo al PD che ci deve ripensare e che bisogna intraprendere un'altra strada, che è quella della costruzione di un fronte democratico che metta al centro l'opposizione dura al governo Berlusconi, il rapporto con i movimenti di massa e la difesa e lo sviluppo della Costituzione. E noi pensiamo che questo fronte democratico non è che bisogna aspettare le elezioni per costruirlo, bisogna farlo da subito, perché l'opposizione va fatta vivere nel paese. Per sconfiggere Berlusconi bisogna costruire un'opposizione nel paese degna di questo nome da subito. E allora noi diciamo al PD: fronte democratico per cacciare Berlusconi e sconfiggerlo, e diciamo alle forze della sinistra: costruiamo insieme un polo della sinistra, perché i contenuti delle manifestazioni studentesche, i contenuti che la Fioma ha messo al centro della sua manifestazione il 16 ottobre, non li possiamo perdere, non li possiamo lasciare scappare via, devono entrare dentro la politica, e per farlo ci vuole una battaglia politica, una battaglia di sinistra.